cappello. Ma cosa dici, capi? Sai che paura, capi? Ehi, non chiamatemi più capi. Ciao ragazzi, questo è un programma per novelli Sherlock Holmes. Siete osservatori? Curiosi? In ogni puntata c'è un giallo da risolvere. Ogni volta che si accende questa lampadina, aprite occhi e orecchie, perché vi sarà fornito un indizio che vi aiuterà nella soluzione del giallo. Ancora una cosa, ragazzi. In ogni puntata ci sono degli errori. Quando vedrete apparire questo punto interrogativo, questo significa che in quel momento c'è un errore. Cercatelo. Ora procuratevi carta e penna. Si parte! Certo che ci vuole un bel coraggio, Lella. Per fare cosa, Lello? Quello che è successo la volta scorsa, rubare i colori dei cartoni animati. Ma chi può essere stato, Lello? Già, chi può essere stato? Sicuramente qualcuno che viene da fuori città. Le nostre fonti di informazione non sanno nulla. Allora il caso è molto serio. Il caso era molto serio, ma ora sono qua io e come si dice? Ah, non c'è due senza tre! Giusto, capi? Non c'è due senza tre? Ma che cosa vuol dire? Non ti preoccupare, è una delle frasi senza senso di Sergio. Sergio non dice mai frasi senza senso. Non c'è due senza tre vuol dire che io e lui siamo due investigatori privati. Sì, privati dell'intelligenza. Voi quattro siete tre, capito? Noi quattro siamo tre? L'ultimo tentativo di furto è stato fatto qui, nella fabbrica dei colori. Il prossimo sarà qui. Qui, nella fabbrica dei pennelli. Ma se non sono riusciti a rubare i colori, che cosa se ne fanno dei pennelli? Buona domanda, Francesco, ma come si dice non c'è due senza tre? Oggi tocca a te, Becchime. Entrerai nel Ministero dei Superpoteri e ruberai quello che già sai. Quello che so sono i raggi ultraviolenti. Certo, Becchime. Certo, Becchime. Lo devo dire io. Certo, Becchime. Così molti cartoni animati senza quei raggi andranno in pensione. Va, Becchime, vedi di non fallire! Buona fortuna, Becchime! Buona fortuna, lo devo dire io! Buona fortuna, Becchime! E io che cosa dico? Tu sta zitto! Francesco, che c'è, che c'è? Prendiamo la mia macchina, faremo prima! Noi andremo volando, così controlliamo dall'alto. Tu sai fare il giro della morte, Lella? Non ho mai provato, Lello. Guarda, è semplicissimo. Devi ricordarti di fare un respiro profondo, un colpo di coda e... Prima di fare il giro della morte, devi ricordarti di svuotare le tasche, Lello. Oh no, proprio adesso. Pronto? Sono Broccolo. Il capo chiede se ti sei ricordato di prendere la combinazione della cassaforte del Ministero dei Superpoteri. Ma con chi vuole parlare? Con Becchime. Ha sbagliato numero. Sono gli intrusi. Altro che fabbrica dei pennelli. Stanno andando al Ministero dei Superpoteri. Avvisa gli altri. I nostri intrusi stanno cercando di scassinare la cassaforte del Ministero dei Superpoteri. Raggiungiamo l'obiettivo. E noi ritorniamo allo studio. Parlo con Becchime? Parlo con Broccolo? Il capo voleva sapere se ti sei ricordato di prendere la combinazione. Oh, l'ho dimenticata. Se l'hai scordata, capo. Dettagliela, Broccolo. 305650. Ci siamo! La cassaforte dei superpoteri, quella che contiene i raggi ultraviolenti, sembra che sia stata già aperta. Se anch'io avessi superpoteri, ora potrei aprire in un batter d'occhio questa finestra. Raggi fotonici, apri finestre! Ma cosa dici, Lello? Per aprire la finestra basta spingere.
Oh. Chiama lo studio, Lello. E avvisali che tra poco manderemo loro un interessante filmato. Sì? No, Francesco non c'è. Eccomi. C'è. Sì? Accendi il computer. Lello e Lella ci stanno inviando un filmato. Ingrandisci l'immagine. Lea, telefona a Lello e Lella che sto arrivando. E io? Tu? Tu resti qui a dare la soluzione. Allora è tutto chiaro. Nel momento in cui apriranno i cancelli, scopriremo la colpevole. Quando succede, blocchiamo la maghetta. Stanno arrivando. Facciamo finta di nulla. Bloccate la maghetta numero 4! Fermati! Fermati! Insegui quell'uccello, Lello! Ma quello è un condor meccanico! Io non ho neanche un superpotere per difendermi! Sei proprio un super fifone! Raccogliete lo zaino! Contiene i raggi ultraviolenti che erano stati rubati! Sergio, spiega tu quel che è successo! Spiega tu, Lea. Io ho da fare. Devo fare la punta a questa matita. Cominciamo dalla fine. La colpevole è la maghetta numero 4. Perché? Rivediamo. Vedete che usa la mano sinistra? È l'unica tra tutte le maghette. Allora ve ne eravate accorti? Andiamo avanti. In questa scena c'era qualcosa di strano. Lo credo bene. Le bandiere sventolano in due direzioni diverse e questo non è possibile. Mentre qui un numero della targa di scoppio si vede al contrario. Avevate indovinato tutto? Eh sì. Io avevo indovinato tutto. Anch'io. E dove l'avete scritto? Io non l'ho scritto perché... perché avevo la matita... spuntata! Anch'io avevo le penne spuntate, ci vediamo! Ci vediamo, lo dico io! Ci vediamo! Avete fallito anche questa volta, tonti! Ma noi non siamo tonti, io sono Broccolo e lui Becchime! Smettetela! Ciao ragazzi, siete pronti per il vostro gioco quotidiano di osservazione? Sì? Allora aprite gli occhi e aguzzate il cervello! Vedrete apparire due oggetti e voi dovrete scoprire se sono uguali o differenti. Sotto gli oggetti c'è una linea timer che misura i vostri tempi di reazione. Secondo voi sono uguali o differenti? In questo caso le due orme sono differenti. Pronti? Via!